una donna bella, ma dire bella è dire poco, perché è soprattutto simpatica e umana. Anna Falchi! Eccola! Ciao. L'hai vista Alma? L'hai vista la signora Alma, 92 sì, anni? Sì, è mitica, io ne so qualcosa, insomma, perché? Ho avuto a che fare, no, con tanti personaggi del certo, terzo quest'estate, tempo, certo. Quest'estate con C'è tempo per, quindi era, diciamo, perfetta per il nostro programma. Diciamo, e anche tu sei una, diciamo, dicevo, matriarcato, perché comunque tua mamma è stata fondamentale della tua vita, è fondamentale della tua vita, vivi ancora con lei. Eh sì, dici quando che crescerò, Però intanto mi sta aiutando a crescere mia figlia, che non è cosa da poco, un grandissimo aiuto. Di te sappiamo tutto, l'infanzia, Sì, infatti ho detto, cosa vado a fare adesso, cosa svisceriamo di nuovo? Dobbiamo fare qualche scoop, qualche cosa, dobbiamo inventarci qualcosa, che veramente si sa tutto. Ti fa piacere che si sappia tutto di te? Poi secondo me non si sa mai tutto delle persone, Ma molto, diciamo. Però ecco, c'è questo, tu sei comunque una persona molto aperta, molto solare, molto luminosa. Sono cambiata luminosa. Un po', cara Serena, devo dire. E che cosa ti adesso ha cambiato? Adesso sono un po' più pudica, diciamo. Ma pudica col corpo o pudica nei sentimenti? Tutte e due. E perché? In tutti i campi. Perché si cambia, si matura, ecco, se tornassi indietro sarei una persona più riservata, così, perché poi non mi riconosco certe volte in quell'anna lì di una volta. Te la faccio vedere all'anna di una volta, dai. Miss Italia, vai. Miss Cinema 89, numero 11, Anna Cristina Falchi. Dov'è? Anna Cristina Falchi. Più avanti. Complimenti, Miss Cinema, un titolo che in tante occasioni ha portato fortuna, però non sorride come noi potevamo aspettarci. Ecco, adesso risorride. Complimenti a te, accomodati qui e così vedrai da vicino quello che succederà alla fine. Una pupetta sempre con questi occhi e questa bocca meravigliosi, ma eri felice? Perché avevi quest'aria? No, il broncio, diciamo, è una mia espressione abbastanza tipica, soprattutto in quell'età lì, avevo 17 anni, con tutti. Timidezza anche, forse. No? Anche timidezza, però insomma, un po' un caratteraccio anche. Però volevi farti strada nel mondo dello spettacolo, quindi stavi facendo una cosa che ti piaceva? Guarda, quella è stata veramente una cosa capitata. Mia madre insistette molto perché avevo cambiato casa da poco, avevo lasciato gli amici a cui ero molto legata, sai, per gli adolescenti è difficile cambiare il giro così, e voleva un po' reintrodurmi in questa città. Tant'è vero, io ho vinto il titolo di Miss Marche, sono romagnola, quindi certo. Un po', perché quel periodo lì vivevo a Pesaro, ero stata strappata dalla Romagna per vari motivi, e quindi così, per fare un po' di amicizie, e poi niente, ho vinto questa fascia, mi sono trovata a Miss Italia, ma non è che poi ci credevo poi così tanto. Cioè, ecco. Vuoi dirmi che è stato tutto casuale il fatto che tu ora sia seduta su questa poltrona di oggi un altro giorno? No, assolutamente. Poi a un certo punto della vita è diventato proprio necessario andare a lavorare e ho utilizzato come strumento tutto questo bel corpicino, questa però bella vedete, faccia, vedete, eccetera. Lei ha un caratterino, ma poi anche una grossa solidità, cioè una volta si diceva senza grilli per la testa. Sì. È consapevole, certo. È così? Sei sempre stata così? Beh sì, quello sì. Sì, certe cose sono identiche a quando ero ragazzina. Ecco. Io invece ho di lei un'immagine estremamente spensierata. Perché io ero a Sanremo. Sanremo 95. Me lo ricordo. Sì, me lo ricordo. E mi ricordo che mio marito ed io siamo usciti dall'ascensore e in albergo abbiamo visto due ragazzi che si inseguivano correndo e ridendo, ed erano Fiorello e Anna. Lei aveva perso una scarpa, si è fermata, Cenerentola. E con le scarpe in mano giocavano. Beh, un film, si inseguivano. Io mi ricordo invece ancora la presentazione. Dico, vi ricordate quella ragazzina che cantava "Non ho l'età per lanciare te"? Me lo ricordo ancora. Anna e Fiorello, li rivediamo. Ah, giusto, appunto, mica per caso. È tutto casuale, ma tutto torna nella vita. Facciamola arrabbiare un po'. Anna. A te la parola, a te la telecamera, tutta per te. È uno dei divi più amati del momento. È un grande showman, ma soprattutto è un artista completo. Infatti sa presentare, cantare, ballare e imitare. Dimenticavo, sa anche cucinare. Signore e signori, Fiorello!
Come va? Bene, tu? Sto tranquillo. Quello è per cantare, questo è per parlare. Sto tranquillissimo. Ma quello ha detto prima: sai cantare, parlare, presentare, imitare, cucinare. Adesso manco il microfono, sai tenere. E quella ha detto prima. Quella. Quella. Vabbè. Eravate fidanzati all'epoca? Sì. Pippo, guarda, l'ha scoperto chiamandomi al telefono perché rispose appunto l'allora fidanzato. E cosa ci fai tu qua, eh? Ah, vabbè, allora questo è lo scoop, allora voglio tutte e due a Sanremo. E che ricordo hai di quella storia d'amore? Beh, è stato, diciamo, il primo grande amore. Che cosa ti conquistò? Era una ragazzina con un uomo più grande, così famoso, così importante, così travolgente, così è stato il nostro amore. Guarda, utilizzando gli stessi aggettivi, se vogliamo, un po' ripercorrere quel momento lì. Quindi, vi sentite? Siete ancora amici? No, non no, più? No. Con pochissime persone si rimane amica, diciamo, con gli ex. Sì? Se hai qualcosa da spartire, ecco, come il papà di mia figlia, mi sembra giusto. Con una persona con cui sono stata sposata, ci si sente ogni tanto per dire ehi, come va vecchio mio, Ricucci, eccetera, e poi parliamo basta. Di Stefano Ricucci. Sì. E vi sentite quindi? Sì, ogni tanto così. Peraltro fu una storia, insomma, che molto pesante anche per te, anche perché si aprì un dibattito. Anche per il mio fidanzato attuale pesante, perché sentire sempre rinfacciarsi tutti questi ex non ne può più, ha una pazienza. Sento qualcuno che ride sotto perché non ne può più, soprattutto lui per il presente ogni volta, no? Questo fardello degli ex, le cose. Sembra che poi ho solo avuto io gli ex, tutti hanno avuto gli ex, però a me me li rifacciano sempre, agli altri no. Dico, c'è qualcosa che non va. Sì, ma anche lui avrà le sue ex, probabilmente. Non so se a lui le possiamo rinfacciare. Sì, ma non così ingombranti, no? Quella è la verità. Però, insomma, diciamo, ci sta pure che una donna di spettacolo, comunque, può capitare, si è anche curiosi, no? Dell'intimità delle persone. Sì. No, la storia di Ricucci, sai perché tu l'hai nominato, ma... Perché no, io non l'ho citato, solo detto mio ex marito, mi sono tenuta vaga. Però no, solo una cosa ti voglio chiedere, perché questo secondo me è un qualcosa che non fece bene alle donne all'epoca, cioè lì si aprì addirittura un dibattito, no, tu avevi vissuto un matrimonio da favola, veramente qua mancava solo il cocchio con tipo principessa. E poi è successo, appunto, lui è stato arrestato, ci sono state le vicissitudini giudiziarie, eccetera. Però poi vi siete lasciati in quel momento e lì si apre addirittura un dibattito molto sgradevole sul fatto che, appunto, tu stavi con lui, se una donna sta con lui per i soldi o robe del genere. E io la trovo una cosa che forse oggi non faremmo più, perché noi donne ne siamo più consapevoli che non dobbiamo attaccare le altre donne. Sì, all'epoca sì. Io conservo... Essere considerata una che si sposava per interesse, ecco, sì, diciamo sì, le cose. È una cosa terribile, ma soprattutto molto gli addetti ai lavori, molte giornaliste donne mi attaccarono. Io conservo ancora in un cassetto periodo nero, un faldone dove ci sono tutti... un faldone con scritto periodo nero? Sì, tutti gli articoli, perché io fondamentalmente poi non perdono, anche se bisognerebbe essere intelligenti, sono toro. Però voglio capire, e quindi conservi tutte le cose cattive che ti hanno rivolto? Sì, da parte delle donne, perché sono state tante, sono state troppe e mi hanno veramente ferito più di ogni altra cosa, perché proprio l'ho trovato disdicevole. Poi in un momento di grande fragilità, tutte, proprio una cosa incredibile. Ecco, e mi hanno difeso gli uomini. E quindi apprezzo ancora di più, insomma, l'altro sesso, anche se ho un bellissimo rapporto con le donne, però all'epoca, perché tu hai tenuto a precisare, forse oggi non lo farebbe più, è vero. E quindi la vedo come una cosa del passato, però mi sorprende questo fatto del faldone con le cose negative, sì. No? Perché in genere c'è chi dice invece che il segreto per vivere tranquilli è buona salute e cattiva memoria, perché uno dimentica le cose cattive. Perché le vuoi conservare invece? Non si sa mai. Cioè? Non si sa mai, se dovessi affrontare qualcosa di molto duro, dico fammi un po' rileggere quello, se hai superato quello Anna riesce a superare tutto, perché naturalmente all'interno di quello non è che c'erano solo le critiche alla mia persona, proprio tutto un periodo, eccetera, però comunque non rinnego niente e me ne faccio una ragione, anche perché sono uscita veramente con le ossa rotte,
Ci ho messo così tanti anni per, sì, per rimettermi in piedi da quella storia, che invece di arricchirmi né dal punto di vista interiore, tantomeno quello esteriore, a livello, cioè sono uscita massacrata. Per cui è stato veramente ancora... Quando è stato il momento in cui tu hai capito che eri uscita da quella vicenda? Uscita psicologicamente, non dico materialmente. No, quello subito. Quello subito, perché sono una delle, insomma, decido in modo anche repentino, sono anche impulsiva in questo, quando capisco che non sto nel posto giusto ci metto un attimo, ecco, è il motivo poi per cui ho avuto una vita molto, molto ricca di esperienze. E la tua fragilità invece qual è? Perché mi sembri un caterpillar. Ma lo sono, lo sono, la mia forza la trovo nella mia solitudine, perché io sono molto... molto sicura di me, e la sicurezza la trovo in me, mi chiudo in me stessa, nella mia casa, nelle mie quattro mura. Io sono un toro, legata tantissimo alla casa, alle quattro mura, così, e trovo la forza nel pensiero, pensando tanto, ragionando, non ho necessità di qualcun altro che mi aiuti, ecco, su quello, trovare la forza in se stessi, secondo me Dai, ti faccio vedere una cosa bella, dai, sempre il tuo Sanremo, però una cosa che ti rese molto molto simpatica. Vipola, vapola, bot. A voi. Bravo! Grazie! Che significa vipola, vapola, bot? Che significa? Non ha proprio significato. Nessun come significa. Se fosse Amarabacci Cicocco. Ma se tu volessi dire, non so, in finlandese, buonasera a tutti. Hyvä Hilte, si dice così. Vedete? Ci sarebbe una cosa divertentissima da dire, però non si può dire in pubblico. Ma perché? Perché risulterebbe volgare in italiano, però poi il significato è totalmente diverso in finlandese. Ma tu dilla in finlandese. Cazzo merda, che vuol dire guarda il mare, niente proprio di meno che guarda il mare, è pulitissimo. Beata spensieratezza, giovinezza. Andiamo allo specchio, vieni. Quante volte ti guardi allo specchio durante il giorno? Ah, quando devo venire in trasmissione a truccarmi, prepararmi, eccetera, lì ci metto tanto. Se no la mattina proprio una befana, come dico sempre io. Vado a scuola a portare mia figlia, eccetera, eccetera. Mi devo sedere. Befana, prego, si accomodi e che si paura. Guardi allo specchio. Che riflette tante cose di te, di noi. E partiamo da loro. Chi sono? Questo è il trittico, il mio trittico infallibile. Io, mia mamma Karina, mio fratello Sauro, che è il mio braccio destro, e mio fratello Orso, come lo chiamo io, perché lui e la sua famiglia sono definiti orsi, che sono tutti orsacchiotti. E la mia mamma, vabbè, quella che ci ha tirato su, quella che sta a fianco a noi, la nostra roccia. C'è qualcosa che non l'hai mai detto? No, ti ho detto sempre tutto. Sì, perché ti commuove? Perché non l'ho mai vista così grande la foto. Quindi vede dei dettagli, capito? Il nasino di mio fratello, che assomiglia anche a quello di mia figlia, a quello delle sue figlie. E quanto devi a lei di quello che sei ora? Tanto. Tanto, tanto. E quante volte le hai detto che le vuoi bene? Ah no, su questo siamo abbastanza fredde, noi, ecco, questo noi finlandesi pensavo. Abbiamo poca gestualità, soprattutto lei, non mi ricordo l'ultima carezza che mi ha fatto, non abbiamo molta gestualità, quindi noi, come dico sempre, il distanziamento, quello sociale che abbiamo subito, che continuiamo a subire dovuto a questo maledetto coronavirus, non ci ha fatto un baffo, dico, perché noi siamo nordici, non abbiamo bisogno di quello, perché si dimostra neanche attraverso, ecco, le parole e i gesti. Lei come ti ha dimostrato che ti voleva bene? Se tu mi dici poche carezze, poche gestualità. È una burberona, però proprio ha sempre avuto quel pensierino in più. Cioè, io tornavo a casa da scuola in un giorno normale, senza per forza che fosse, non so, un compleanno, un anniversario o qualcosa, mi faceva trovare un regalino sotto il cuscino, proprio quel pensiero, quel gesto inaspettato. Che l'ha sempre fatto. Quindi una dolcezza che andava al di là delle parole o dei gesti, sì, ma arrivava attraverso, passava attraverso i fatti. Sì, sì. E poi c'è Alissa. Alissa è il mio proseguimento. Tu con lei come sei?
Beh, sei come tua mamma è stata con te oppure fai qualcosa di diverso? No, io adesso sono... ho 10 anni, Alissa. Sono più affettuosa fisicamente, ecco, noi dormiamo ancora insieme, sinceramente. Sì? Lei si arrabbierà adesso che lo dico, però sì, siamo molto, molto, molto attaccate, siamo... E spero che continui, perché tutti mi dicono, ah, vedrai, goditi questi momenti in cui è piccola, perché poi i bambini cambiano, non ti abbracceranno più, non ti daranno più i baci, non ti accarezzeranno, lei mi fa le coccole, la sera mi fa le pettinature, no? Una cosa che io adoro, che mi tocca i capelli con quelle sue manine, però io penso che rimarrà sempre questa cosa. Mi hai detto che sei diventata più pudica crescendo, con tua figlia sei una mamma permissiva, tra virgolette, No, sono severissima. Come lo è stata mia mamma, poi al momento giusto potrà prendersi le sue libertà, però dico, finché stai a casa decido io, cioè se non mi va bene una cosa gliela dico, ci tengo, anche se lei sa tutto di me, non so, ho visto anche delle mie foto un po' più sexy di quello che è, mamma cosa facevi lì con le ciappette di fuori? Ah, sì, dico eh? Sì amore, guarda che cioè, il corpo è uno strumento, così un giorno lo potrai fare anche tu se lo vorrai, basta che lo fai sempre in una maniera decorosa, con l'eleganza che ti contraddistinguerà. E poi c'è una donna che ti ha ispirato. Io non capisco la gente che non ci piacciono i crauti. Bisogna andare molto cauti. Perché? 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 I crauti sono quella cosa che si schiaffano dentro ai barili. Poi si vendono a chi? 4 etti, mezzo etto a piacere. Monica Vitti. Grande attrice, grande temperamento. Quello un idolo proprio, perché? Era bella e simpatica, faceva le commedie con un grande talento, ma le carriere come le sue non esistono più e non esisteranno più, penso. È unica e rimane un grandissimo mito. Vi siete mai conosciute? No. È una delle poche persone che non ho mai conosciuto, forse per questo è come Marilyn, come Brigitte Bardot, quelle cose lì che non è mai conosciute e le mitizzi ancora di più, perché sono intoccabili. Anna, mi hai detto che vivi ancora con la mamma, che è Alissa, che dormi nel lettone con Alissa. C'è qualcuno che ti vuole dire qualcosa, però in questo momento è Andrea Ruggeri, il tuo fidanzato. Dov'è? Andrea? Dov'è? Dove sei? Ciao. Amore, dove Ciao sei? A tutti. E dove sono? Sono su un cantiere di casa che deve andare avanti per consentirci prima o poi di smettere tu con mamma e forse anche con Alissa. Quindi io sono qui tra mezzi, calci e schiume per Luciano, Giovanni e Daniele a fare lavori di casa, capito? Sì, sì, mi hai dato il cambio, perché chi c'è stato dalle 9:30 a mezzogiorno e mezza? Ma in cantiere? Non lo so chi c'è stato dalle 9:30, chi c'è stato? Te stessa, adesso lo devi far pesare, per carità, però insomma comunque io sì, sappi, sì. Sappi che ho appena portato il primo accessorio, che ovviamente per me sarà un salvavita, che sono 2 tappi di cera. Perché Anna, è vero che è un caterpillar, come dicevate, comincia la mattina alle 6:15 a fare pulizie, visto che è la sindrome della Filippina, e quindi io in qualche modo spero di riuscire a dormire fino alle 8. Ma devi prenderne un altro paio però, Andrea, che devo usarle io mentre dormiamo insieme. Perché lui russa, allora, 2 cose. Non quindi fare Andrea, il pago. Scusate, prima cosa, sì, non è che tutte le filippine puliscono casa, Andrea, te lo dico, così ti rimpunzecchio, non è che tutte le filippine... No, Anna ha una sindrome, non so se ti è chiaro, Anna ha una sindrome, non è una persona da questo punto di vista normale. Io la sindrome della pezzetta proprio, come dico io. È una roba da pazzi, è una roba va da bene, pazzi. È vero. Che cosa vuoi pulire, Anna? Ma non lo so, l'anima? Ecco, appunto. Non lo so. E poi scusatemi, la notizia vera è che andate a vivere insieme, quindi. Sì, è vero. Cioè quella vero. Sarà la vostra casa? Sì. Sì, 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 quella sarà la nostra casa, che stiamo piano piano... Non so perché io ho diciamo, la sensazione che sarò ospite, però va bene, benissimo così. Beh, certo, non so perché incomodo. Ho questa sensazione. Va bene così, in una coppia ci vuole una diva, e Anna lo è, seguimi, grazie Andrea per questo ciao, tuo non piccolo... Non me l'aspettavo questa, Serena. Non te l'aspettavi, eh? Insomma, diciamo, abbiamo soltanto voluto raccontare... Un tassello in più, poi ci verrai a raccontare quando vi trasferite?
Lunghi, i lavori sono lunghi, ecco, si parla già dell'anno prossimo, Andrea, del 2021. Ecco, meglio non inaugurare lunga, nulla nel 2020, che non è stato un anno bello per nessuno. Va bene, dai, allora da gennaio in poi, poi tornerete e ci direte come va la convivenza. Come va soprattutto, okay. Esatto. Da, molla la pezzetta, dalla ad Andrea che fa il parlamentare, insomma ha un lavoro importante, però può, secondo me, imparare qualcosa. Buon lavoro ad entrambi, grazie per essere stati con noi.